quasi tutto pronto per la festa dell'uva di Gattinara che si terrà dal 9 all'11 settembre. Oltre 60 eventi ed una novità, il Vin Pass. Scopriamo come sarà la manifestazione insieme a Daniele Baglione, presidente del comitato L'Uva. Quando si parla di l'uva, la festa dell'uva di Gattinara, ci si aspetta dei grandi sorrisi. E quindi abbiamo la volontà di riportare la nostra manifestazione più importante per Gattinara, ma anche per una parte del territorio, ai livelli del 2019, quindi pre-Covid. Avremo veramente tantissimi spettacoli durante i tre giorni, sia itineranti, come è sempre stato, con le tante band che vengono a trovarci a tutte le parti d'Italia, sia spettacoli fissi, poi tante altre cose. Quest'anno ci sono gli sbandieratori di Asti, per esempio, che apriranno la manifestazione. Ci sono più di 20 taverne che vanno ad allestire tutto il nostro centro storico insieme ai bar e ristoranti che normalmente già ci sono a Gattinara durante tutto l'anno. Avremo più di 60 spettacli durante i tre giorni della manifestazione, appunto dagli sbandieratori di Asti, ci sono almeno 9 band itineranti il venerdì, altrettante sabato e domenica durante tutto il giorno. Ci sono i raduni delle 500, che ormai è un raduno storico per Gattinara, e ci sono veramente tante altre occasioni anche culturali. Abbiamo per esempio la Biennale d'Arte che torna in Villa Paolotti con un sacco di artisti che ci vengono a trovare anche qui da tutte le parti d'Italia. E poi quest'anno c'è una chicca che non è uno spettacolo, ma è qualcosa che abbiamo introdotto anche per, appunto, esorcizzare un po' quello che ci è capitato in questi anni. Si chiama Vin Pass, che sarà quello che viene attribuito a coloro i quali faranno alcuni passaggi durante, appunto, i tre giorni della festa. Avranno un simpatico omaggio che verrà dato direttamente qui sotto al comune di Gattinara a tutti coloro che verranno a trovarci.